Sì, un provvedimento importante che stiamo mettendo in atto su finanziamento nazionale, consentirà a chi vuole uscire dal lavoro di cedere il posto a un'altra persona, quindi garantendosi comunque la continuità contributiva e garantendo a un giovane di poter entrare nel mondo del lavoro nel momento in cui farlo è abbastanza difficile, insomma. È un'iniziativa su cui il Ministero ha investito molte risorse, noi abbiamo più di 1 milione di euro a disposizione per compensare appunto la parte contributiva, perché comunque chi accetta questo percorso non abbia nulla a perdere se non la riduzione del proprio stipendio, dovendo stare, diciamo, passando a part time, quindi lavorando meno, ma avendo la copertura previdenziale che gli consentirà di raggiungere l'età pensionabile. Oggi comunque presentiamo anche un'altra cosa importante, che è l'accordo con tutte le parti datoriali, Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Union Camere, per quanto riguarda, diciamo, la parte più importante del piano giovani che avevamo approvato già l'anno scorso, cioè i tirocini e l'apprendistato. Mettiamo a disposizione 2 milioni di euro, consentiranno di avviare al lavoro 500 giovani e appunto dopo un periodo di tirocinio con l'impegno da parte delle associazioni a trasformare in lavoro solido, stabile e duraturo questi contratti. Credo che sia un passaggio importante, assolutamente necessario. Teniamo in considerazione che nella nostra regione, come in tutto il paese, la fascia di disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli non più tollerabili. Siamo nella nostra regione nel 2012 al 30,1%, quindi capite che non è più sostenibile. In attesa anche, mi pare, di attenzione da parte del governo, la disoccupazione giovanile è sicuramente una delle priorità su cui intervenire. Noi, diciamo, con le risorse del Fondo Sociale Europeo cerchiamo di fare la nostra parte per incentivare anche, insomma, le imprese ad assumere in un momento in cui, insomma, la disoccupazione cresce, e noi abbiamo oltre 110.000 disoccupati in questa regione, quindi pur questo intervento essendo poca cosa nell'ambito delle aspettative, però un segnale importante che spero le aziende possano accogliere e possano anche, diciamo, fare loro, anche con una disponibilità che non sia sostenuta dalla regione. Ma ci siamo preoccupati di capire quali potessero essere gli utilizzi del Fondo Sociale Europeo, abbiamo fatto diversi bandi. Oggi quello secondo me più importante è come sostenere l'occupazione dei giovani attraverso i tirocini, gli apprendistati, le agevolazioni alle imprese. Abbiamo fatto bandi per le fasce deboli, dei bandi sull'orientamento che usciranno tra breve e sulla dispersione scolastica. Abbiamo più di 650 assegnisti, ricercatori, dottorati di ricerca che con enti pubblici e privati, insieme alle aziende, l'università, i centri di ricerca e i poli scientifici stanno lavorando in Liguria per mettere insieme conoscenza e prodotti e quindi consentire alle aziende di crescere e di piazzare meglio i brevetti, i prodotti, migliorare i prodotti. Sono iniziative che, a fronte della grande difficoltà di oggi, rappresentano, con le risorse del Fondo Sociale Europeo, delle opportunità per dare degli strumenti in più ai nostri giovani.